Buongiorno, allora sono in condizioni veramente pessime, ma mi devo struccare perché ieri sera ero stanchissima, sono stata malissimo, ma dopo vi racconto tutto e non avevo la forza veramente di struccarmi e quindi devo assolutamente struccare e passare il tonico perché sennò già mi sto riempiendo ultimamente di brufoli in una maniera allucinante. Se non passo anche il tonico diventerò tipo acne giovanile, che non va bene. Quindi mi devo assolutamente struccare, grazie del tonico, e poi vi racconto della mia disavventura di ieri. Chi mi segue su Instagram già la saprà, quindi poi possono skippare in avanti, ma veramente è stata una tragedia ieri. In più vi devo raccontare oggi cosa succede, chi viene di qua e di là. Quindi mi strucco, mi lavo i denti e ci vediamo. Ok ragazze, allora, ho fatto tutto, sto finendo di fare il letto e basta, tra un pochino mi devo truccare perché spero stasera di uscire perché oggi è sabato, mi pare 7 aprile e volevamo andare stasera sinceramente da mio fratello a trovarlo perché veramente è una vita che non andiamo a trovarlo, ma purtroppo mia cognata lavora fino alle 7 e tornerebbe a casa troppo tardi e non mi sembra il caso di andare a disturbare qualcuno alle 8 di sera, anche perché poi Michael domani lavora, quindi perché lui sabato e domenica non è sempre da lavoro. Quindi non potremmo fare neanche tardissimo, invece se era una cena insieme già era una cosa più fattibile. E niente, quindi vediamo se stasera dopo il lavoro, se Michael oggi finisce alle 5. Oh, so che se ha voglia di magari andare al Mac a mangiare qualcosa. E sì, io mi sto abbotolando, sto diventando enorme, cioè guardate qui che fianchi che sto mettendo, guardate oggi, che fianchi che sto mettendo, una roba veramente allucinante. Vi faccio vedere il pancino perché veramente tipo su Instagram me lo chiedono in 50.000 ogni giorno sotto dirette, storie, cose. Quindi ve lo faccio vedere già. E questo qui siamo a 14 settimane più 3 o 4, non lo so. E quindi sono già nel quarto mese. Aspettate che così mi mangio un sacco di pancia e pantalone. Sono al quarto mese. E vi dico anche qui, come dicevo su Instagram, perché tantissime veramente anche quello mi chiedono. Se hai sesso, se hai sesso, se hai sesso, quando saprai il sesso? Il sesso del bambino lo sapremo il mese prossimo, il 22 di maggio, quindi sicuro ovviamente farò un video su YouTube dove farò uscire, dove dirò il sesso e farò la stessa cosa in contemporanea, una foto per Instagram dove ve lo annuncio, così almeno la gente si mette l'anima in pace, siete più curiose voi di me e almeno, più che altro perché ogni volta ripetere sempre le stesse cose magari diventa anche noioso per chi mi segue, quindi mi scoccia. E ho preferito fare così, almeno lo sapete tutti quanti. E preparatevi che il 22/23 saprete il sesso del nostro pargolino, pargolina. E sono stanco, il fiatone mi stanco tantissimo. E vi devo anche raccontare il disagio che mi è successo ieri. Ma quello ve lo racconto dopo quando sono truccata, perché adesso sono veramente, madonna, guardate qua, una condizione pessima, so schifo proprio, Maria. Anche se ultimamente sto facendo un sacco di dirette struccata, cosa che non mi facevo vedere struccata da qualcuno tipo da anni, perché io, cioè, non ce la faccio. L'unico è Michael che me l'è struccato, manco dei miei parenti, mi scoccia tantissimo. E quindi non so, però dopo mi trucco, mi sistemo perché appunto dopo devo venirmi a tappare in lista, ma un'altra cosa che vi spiegherò quando sarò truccata. E poi spero di uscire con Michael, quindi mi sistemo un pochino e basta, finisco di sistemare questo disagio. E se mi vuoi interessare, non so se c'è ancora perché mi sembra che già le abbiano tolte, ma chi è Kisene? Penso si chiami così. Comunque Kisene, non so se è Kisene o Kisene, però non ha accenti. Cioè, a parte che, sì, vabbè, oddio. Ci sono queste coperte belle, cioè coperte, un'altra punta leggerissima, fantastica, il cuscino di Shannon, fantastica, e l'ho pagata tipo 11 euro, altro che Casanova fatti da parte, ed è veramente bellissima, cioè l'adoro questa trapunta, quindi se vi interessa, se c'è ancora, potete andare magari a prenderla. C'è Sharon, siamo in diretta, e c'è Sharon che sta facendo vedere tutti i suoi pony, ecco, quindi Poi no, quello. allora, eccoci, sono tornata. Mi sono truccata mentre facevo una diretta su Instagram. Così almeno, cioè, solitamente mi chiedono di truccarmi. Allora, mi sono truccata. Scusate un po' per il casino, ma adesso tanto dobbiamo sistemare. Un attimo, adesso lo facciamo. E
adesso preparo, se no è presto, però noi mangiamo prestissimo, io ce l'ho da sole. Sono 12 meno 20, adesso metto l'acqua per la pasta. E basta. La suocera ieri ci ha preparato il ragù e siccome sa che mi piace me l'ha lasciato a me. No, ha fatto le vaschette a me. Mi ha lasciato a me le vaschette di ragù, me le ha preparate. Una ce l'ho in freezer e una ce l'ho in frigo. Sì, stasera vediamo. Vediamo. E quindi niente, appunto ci facciamo una bella pasta e ragù. Sì, lì. E basta, quindi vi dovevo dire un po' delle mie disavventure di questi giorni. Allora, ieri cosa è successo? Ieri era venerdì, siamo andati dai miei suoceri. Prima di andare dai miei suoceri, però, ci siamo fermati a Michael, siccome mia suocera mi fa venire verso mezzogiorno. E appunto, siamo andati all'Ipercop. E vabbè, fin lì tutto ok. Dico, di là, andiamo alla Media World. E dico, Michael, sentiamo io. Mi sto iniziando a sentire un po' male. Infatti, nella scala mobile mi girava la testa. E piano mano vedevo che andavo all'indietro. E mi sono appoggiata subito al corrimano. A un certo punto, gli dico, Michael, non aspetta, sediamoci un attimo perché non sto bene. A un certo punto mi è venuto un collasso, non ho capito più nulla, a un certo punto non vedevo più niente, non capivo più niente, ma come parlava gli rispondevo ma non so cosa gli dicevo, penso frasi sconnesse, non lo so. Mi capitava spesso anche con la sua gravidanza, giustamente non ho mai fortuna, quindi due su due devo stare male. A un certo punto non, proprio mi faceva male il collo, non capivo più niente, tipo un torcicollo mi era venuto. A un certo punto, una cosa schifosissima, prendo e faccio un rigetto, diciamo, chiamiamolo così, a terra, mi distinto, prendo, svuoto una, avevo una bustina con delle cose dentro, prendo la bustina, la svuoto, la metto qui e ci vomito dentro. E è stata una scena pietosa. Michael che mi sventolava, poverino, col giornale per farmi un po' d'aria. Sharon che piangeva perché lei si spaventa quando io sto male, vomito. La signora che imbustava, tipo la commessa, quella che per imbustare cose, mi fa adesso chiamo le guardie, non avevo capito chiamare le guardie. A un certo punto dopo che mi riprendo, perché comunque mi sono evidentemente mi era rimasto il latte sullo stomaco, faceva caldo, stavo svenendo. E una volta che ho rimesso, poi mi sono ripresa subito, arriva la prima guardia. Figura, era pure giovane, che figura! Arriva la prima guardia, vabbè, arriva una seconda guardia, voleva chiamare, fa, signora tutto bene, vuole che chiamo l'autoambulanza? No, ho detto no, tutto bene, no, non c'è bisogno, sono incinta, sono stata solo un po' male, non c'è bisogno che chiama l'ambulanza, non si preoccupi. Cioè, ma figura che ho fatto, quindi da oggi ho appurato che di non mangiare bere latte, mangiare latte con i biscotti quando so che devo uscire, perché se sto male è una tragedia, quindi veramente è stata una cosa bruttissima. In più, un'altra cosa, ci si è praticamente scassata la tapparella della sala. Ci si è rotta la tapparella, quella lì enorme. Una mattina, alle 6 di mattino, io lo sveglio perché quando sento che Michael si sveglia, mi sveglio anch'io. E ho sentito PAM! Tutto a posto. Qua si è rotta la tapparella, si è rotta la tapparella perché già comunque era abbastanza rotta. E niente, Michael viene di là, mi è saluta la tapparella, abbiamo chiamato il padrone di casa perché noi siamo in affitto. E niente, è venuto il tapparellista dicendoci che la tapparella era completamente cotta dal sole e quindi andava assolutamente sostituita. E oggi vengono a mettermi quella nuova, mi hanno già tolto quella vecchia. E basta, finalmente abbiamo la tapparella, perché siamo stati 2 o 3 giorni senza e non è il massimo. Cioè, ok che è un paesino tranquillissimo, però non si sa mai comunque, quindi sempre meglio avere la tapparella. Quindi il nostro antipasto di me e Sharon sono i funghetti, patatine rustiche che adesso ci piacciono veramente tantissimo e un pezzo di formaggio. Questo anche è il nostro antipasto. Anche tu vuoi formaggio? Va bene. Perché mangiano anche i topini. Nami, ed ecco qui il nostro pranzo. Sogno e allora tu ci sei. E qui vicino adesso sei. Per rincorrerci per sé.
Io adoro farli sentire la musica e ovviamente la tengo un po' alta perché con la placenta tutto quanto lo sente molto di meno. Diciamo che è più ridotto il suono, però tutti i giorni li faccio sentire la musica. Ci mettiamo là 10 minuti con il telefono così, perché non ho le cuffie, quelle grosse, le avevo buttate. Metto le casse così e gliela faccio sentire. E basta, adesso avevo freddo. Adesso vado a fare i piatti e basta. Ok, adesso beh, primo piano. Devo finire ancora di sistemare qualcosina. Ho fatto i piatti e mi devo vestire prima che viene il signore delle tapparelle. Perché l'altra volta, no, non è diretta. Mi sono presentata in pigiama senza trucco e non mi sembra caso. E quindi adesso mi sistemo un pochino anche i vestiti. Anche se presto dovrebbe essere l'una, allora arrivano dalle 3 alle 4, però sembra il caso. Mannaggia, fai così. E qui c'è la mia principessa e il suo canale YouTube che sta andando, che è una favola. Amore. E poi lei è assurda perché vuole fare i video, lei è tutta gasata nelle dirette, poi quando vuole fare i video che compra un gioco nuovo è timidissima, non sa cosa dice, si impappina nei video e fa morire Sharon. E questa qua io l'ho comprata, aspetta che... Antonio. No, Non no, Manuel. no, Manuel te l'ha comprata, frate, siamo andate... Aspetta che mi alzo, oddio, siamo andate al GameStop ieri, Sharon non l'ha vista e no, non l'ha accontentata. Ovviamente, Mi no? dà tu soldi? E però le tue solidine tu l'hai pagata. Sì. E abbiamo dato tutto e noi io sto piangendo. È vero, allora in pratica cosa è successo? Siamo andate sul trenino, chi mi segue su Instagram l'avrà vista che aveva la faccina leggermente sconvolta. Siamo andate sul treno e il nonno gli ha detto buon viaggio, lei si è messa a piangere, disperata, non si calmava, manco un addio sembrava, ragazzi, ve lo giuro, lasciamo perdere. Possiamo proprio perdere? Pensavo che voi siete più agitate. Cosa? Voi Oh, ma che pensate casino che sto letto. siete Si vede agitate? che ha saltato sul letto, ha fatto le capriole? Ecco, guardate, eh. Ha imparato a fare le capriole, sta tipo tutto il giorno, tutta la notte così. Ecco, poi perché il mio letto è sempre disfato. Viene qualcuno a trovarmi, guardate che casino. Basta che abbiamo mangiato da poco. Si è abbinata al letto, rosa, bianca, grigia. Grigio, rosa, bianco. No, vabbè, questo è stato il top. In pratica, a volte faccio delle cose su Instagram, no, faccio finta di arrabbiarmi per delle cose, ovviamente cose futili, cose di cui non c'è manco da arrabbiarsi nella vita, no? Ovvero, tipo che un sacco di gente guarda le mie stories, 250-260 persone, però durante le dirette sono sempre le solite a scrivere o a guardarle, e ovviamente io con ironia faccio finta di sbottare, di dire ah di qua, di là. Se ne spunta una e mi fa, e io comunque non sono una YouTuber ma faccio più visualizzazioni di te nelle stories, cioè io non campo di quello, cioè campo di YouTube, nel senso YouTube più gente guarda più mi faccio soldi, così, ma di Instagram cioè io non ci guadagno nulla. E quindi che mi guardino le mie stories 300 persone o che me ne guardino 3.000, a me che mi cambia? Gente in più che si fa gli affaracci miei, quindi forse è meglio che se ne guardano di meno. E non capisco la gente. Ah, io ne ho più di te! Vuoi un applauso? C'è Sciarettina che sta andando a prendere la forbice perché lei ha un odio per vedere le etichette, a parte che quel cane è durato tipo da Natale a Santo Stefano, l'ha rotto subito, un peccato, però comunque lei odia le etichette, quindi di ogni cosa mi deve fare tagliare le etichette, anche di questo cane qui. Questo cane l'ho preso 2 anni fa al compleanno, l'ho pagato tipo 9 euro all'IKEA, dammi la forbice, attenta, 9 euro all'IKEA, e lo stra adora, è il suo preferito, lo porta ovunque, l'ha portato in Sicilia, l'ha portato all'Indiano Sabbia d'Oro, lo porta, quello là, il cane te l'ho portato io, Gea. Lo porta ovunque, lo Però stradora. quando Uno mi dice con porta le mi ha piccole portato cose Ciccio Ballo Blu che non ha mai acceso, sì. e Tiger. Tiger, anche Lucy. Lucy. Allora, aspetta. Prima cosa mi... Poi mi ha portato
che mi microfono di Marshall Horst. È vero, attenzione. Facciamo una cosa, aspetta. Ok. Cos'è sta roba? Ah, il pelo del cane. Etichetta tagliata, così Sharon è contenta. E basta. Adesso sono nel mio gruppo di WhatsApp. Stiamo parlando di nomi, non vedo cosa sta uscendo. E così vai, ti prendo da qua che sono più comoda. Adesso ragazze, iniziamo. Allora, andiamo, chi sta facendo qui? Sono quel papà ieri quando io ero a prendere giochi. Amore, era prima di Pasqua. Era prima di Pasqua. Fammi sentire cosa fa la paperina. Sì. Che carina. Qua. Ok, poi. E questo di cagnolina che era comprato. Questo qua non ho manuale un po' di tempo fa. Poi. Gioco che l'ha presa la mamma. È vero. Ormai è tutta vecchia, poverina. Che ho sdraiato. Oddio. L'ha chiamata Gea perché c'è un cagnolino qua vicino che gli somiglia. E è un meticcio, però quello lì. Questo deve essere tipo un pastore bavernese, una roba del genere. E lei lo chiama Gea perché gli somiglia con le macchioline. Dimmi. E lei ha le orecchie così. È vero, Gea ce l'ha alzate, invece questo qua ce l'ha abbassate. Poi. Poi abbiamo Lucy. È rotta. Poi. Flutter Shine che mi ha comprato nonno mamma ieri. Ieri, questo sì, è giusto. E c'è il secchio per lavare dopo. Quel secchio. E per lavare dopo a terra. E poi? Sì. Poi? La Tiger! Che l'accendo ieri. Mm-hmm. Che questa l'accendo. L'accendo. Mm. È vero, quella è l'unica cosa che accendi. E io ho dei giochi accesi, non so perché. Perché abbiamo messo le batterie. E poi abbiamo anche il maialotto. Maialotto, questo l'ha preso il nonno. Sì. Perché me l'ha portato nella scatola. C'erano anche i panini. È vero. Adesso, ragazze, siedeti qua. Siediti. Perché mi devi far sedere a terra che non riesco? Ok, ragazze, cioè siete pronti a spiegare l'anonimox dei cuccioli? Allora, diciamo quali sono gli animali. Questo cos'è, vediamo. Una femminuccia. Una femminuccia. Eccole qua. Questo qui, cucciolino, così. Una femminuccia. Il secchio è antistetico. Questo qui già è mamma. Che è una mamma già. E una femminuccia che è la mamma già. Oddio, perso le cuccioli, cagnolini. Non sa come fa. Poi, lo sitterino. Andiamo così. Una femminuccia e che hanno fiocchetti e una cava che non mi ricordo cosa fa lei quando fa le cose. Poi questo cavallo è così, è un flutter shine, vediamo così. Una femminuccia. Voglio bene. E questo qui sacco. Nello è arancione, vediamo cosa. Un maschietto. Poi un cuore. L'ultimo, maialotto. Così. Un maschietto. Ok. Allora appunto dopo che mi è arrivato a fare lista, devo togliere, oltre il secchio che mi sono fatta portare dentro da Michael, devo togliere questa cucina perché poi si metterà qui con la scala. Quelle cose lì, togliere la lampada, spostare il divano. Sì, c'è un casino ancora allucinante questo qua, perché sennò magari non ci sta. Dovrà aprirmi quello lì, che come dicevo su Instagram, dentro il cassone in pratica era
praticamente era pieno di nidi di vespe vasaie o api vasaie, non so come si chiama. E adesso noi ci facciamo una bella challenge. Ha buttato tutti quanti i nidi a terra, non sapete che schifezza che c'era in balcone. E basta. E oggi meno male che è tutto pulito di sopra, quindi non dovrebbe sporcarmi molto in casa, però comunque il secchio, perché io sono malata di pulizia, da quando conosco Michael, che convivo con lui, mi ha trasmesso questa cosa, non so se sia un bene o un male. Ok, ho messo, tolto in pratica la cucina, l'ho spostata lì, ho tolto tutto, l'ho messo lì, ho tolto il secchio, sì, la il pigiama di Michael che me lo lascia sempre lì, la casa è abbastanza in ordine. E niente, sono le 2:30, aspetto che arrivino, dovrebbero arrivare alle 3 o 4, poi alle 5:30 arriva Michael e ha detto che ha indeciso se uscire a mangiare fuori o meno, a sabato sera speriamo. E basta, vi aggiorno una volta che finalmente mi hanno messo la tapparella, perché sono stanca di avere la sedia davanti alla finestra con l'ansia che entri qualcuno, o anche quando non ci siamo, una tapparella comunque sempre qualcosa in più. Quindi niente, stanno anche tagliando l'erba, quindi non posso uscire di casa, volevo fare una passeggiata con Sharon, ma sono allergica, quando tagliano l'erba mi inizia a prudere tutto quanto e non posso uscire, quindi uscire. E mi sono messa il pantalone in modo che da non essere ridicola con quel pantalone rosso, e ho notato che veramente sto ingrassando tantissimo. E non va bene perché mancano ancora 6 mesi, cioè dovrei aver messo solo 3 kg, quindi 1 kg al mese all'incirca, però non va bene secondo me, cioè non voglio prendere troppo, mi vedo già troppo grossa e mancano 6 mesi, quindi devo assolutamente darmi una calmata col mangiare, cercare di mangiare più frutta, anzi magari in questi giorni dico Michael se esce ne compriamo altra, ma devo evitare un sacco di schifezze perché sto mangiando da un schifo proprio, da far schifo. E niente, ho deciso di iniziare la dieta. Però se vado a mangiare la pizza, la dieta inizia domani. Quindi questa banana è inutile. Allora, sono venuti i tapparellisti, mi hanno messo la tapparella, simpaticissimi. Uno già era venuto l'altra volta, io avevo detto che avevo il problema della paura delle cimici. Ed è entrata la cimice in casa e li fa il collega, li fa togli la paura delle cimici, muore se le vede. Fortunatamente mi hanno tolto la cimice da casa, però non mi hanno chiuso la zanzariera ed è un casino, aspetto domani con un'ora e qui me la chiude lui, e abbiamo scoperto che in camera, dentro la zanzariera, fortunatamente non ho aperto quella finestra, ho 2 cimici dentro. Adesso ve le faccio vedere. Comunque, tapparella risolta, spuntino, lo so, avevo detto che la dieta non ce la faccio, fa niente, prenderò 40 kg, poi le toglierò dopo il parto, e guardate qui, cioè. Fortunatamente che io oggi ho aperto questa e non quella, perché ce n'è una qui, eccola qui, è dentro praticamente, ok? E una qui. E entrambe sono dentro. No, amore, non sono dentro casa, sono dentro la zanzariera, quindi quando arriva Michael gli dico di togliermele e buon, basta. Ho lavato a terra, infatti è ancora bagnato il pavimento, lì dove sono stati loro principalmente. Non posso prendere il telecomando perché è bagnato. E basta, sono contenta che hanno risolto quella tapparella. Dico che è pesantissima anche questa tapparella, mi fa guarda che è pesantissima perché c'è il ferro. Io ho detto guarda, anche quella che c'era prima era pesantissima, quindi vabbè, pazienza. Fai vedere. E niente ragazze, adesso sta arrivando Michael, io sistemo un attimo il mio armadio perché è veramente un casino allucinante il mio armadio, e poi penso al 99% andiamo a mangiare la pizza. Io comunque vi saluto qui e poi vi lascio giusto il pezzettino dove faccio vedere se ho preso la pizza, il primo, adesso vediamo, insomma sono un po' indecisa e... Non mettere il dito. Vuoi assaggiare? È sbagliato quello di Sharon. Ho preso i funghi. Sì. Niente, ci vediamo nel prossimo vlog. Ciao.